Francesco Totti, Carton Myers, Gigi Mastrangelo e tante altre stelle ad impreziosire un evento con fine benefico, fortemente voluto al Palamaggetti di Roseto da Francesco Nardone. Ciao Francesco. Ciao, grazie. Mio e di mia sorella Tiziana Nardone. Tiziana che salutiamo, che ringraziamo, sì, evento grazie. Perfettamente riuscito. Sì, grazie mille, siamo contenti che i ragazzi si divertono, stanno lanciando tantissime magliette, vogliono tutti la foto di Francesco Totti, anche degli altri, siamo contenti che lui è qui con noi e abbia accettato la nostra proposta. Abbiamo un campione italiano qui con noi insieme a tanti altri ospiti e siamo contenti di donare questo alla città, al territorio di Roseto, abruzzese e a tutta la popolazione. Francesco e Tiziana hanno fortemente voluto questo evento. Con Totti com'è nata l'idea? È nata l'idea per portare molta gente al palazzetto ad avvicinarsi a questo evento benefico, che praticamente abbiamo una finalità di una donazione a un'associazione, una casa famiglia e acquisto di materiale sanitario di prima necessità da donare al territorio di Roseto e degli Abruzzi, come defibrillatori, bombole d'ossigeno, elettrocardiogrammi e cose del genere. Francesco, lo possiamo dire, non finisce qui, perché già avete fatto girare i volantini di Alessandro Del Piero. Sì, esattamente, non finisce qui. Il 20 giugno faremo un altro format, Trofeo Legend, con leggende bianconere e leggende rossonere, capitanate le bianconere da Alessandro Del Piero e tanti altri campioni. Dalla parte del Milan possiamo dire il nome di Alberto Girardino adesso. Nei prossimi giorni, già domani, avremo tutta la rosa completa. Io ti faccio qualche domanda. Dybala, Mkhitaryan, Zaniolo, lo chiedo a te o lo chiedo a Francesco Totti? Forse è meglio chiedere a Francesco Totti. Diego Martelli, subito, che ringrazio per immagini e montaggio, da Francesco Totti che risponde alle nostre domande. Zaniolo è della Roma, ha un contratto con la Roma, poi non so cosa succederà, spetterà a lui, alla società, a decidere il proprio futuro. Dipende la cifra, dipende se il giocatore vuole restare, se la società lo vuole. Tante piccolezze che alla fine può darti una risposta. Con Dybala a Milano, l'hai convinto? No, convinto no, ci ho parlato. Convinto, non lo so, è una convinzione che aspetta a lui, ma non solo a lui. Aspetterà alla Roma o all'Inter o altre squadre che lo vorranno. No, non penso. Io giro, ma non, mica è detto che ritorno. Non tornerà a Roma? Io giro per l'Italia, per l'Europa.